Noi come Partito Democratico, adesso posso dire, si perdono tanti treni, noi abbiamo preso la freccia rossa alla spina. Non ci riusciamo a riprendere. O no? Non lo so. Mi hanno eletto Presidente, signor Dottor Segretario di questo Partito Democratico. Io chiedo a voi che siete esponenti politici, se mi hanno eletto ci sarà un motivo, se no non mi avevano eletto. O no? Non lo so. Mi hanno mandato qui e ha detto: porti il tuo contributo della Romagna, dell'Emilia Romagna. Vabbè, non sarete intelligenti come gli altri, però abbiamo tanta buona volontà. O no? Non lo so. Se lo sapete, siamo in una democrazia. Adesso, dato che siamo qui praticamente tra compagni, io posso parlare liberamente. Un consiglio, consistenzioni, noi per guadagnare sti voti ci buttiamo a destra o a sinistra? Perché noi non abbiamo i leader, noi ci avremo un leader da imitare, però non so se è il caso o no. Il programma del settembre di Cremese, ampiamente superato le mie più rose aspettative. Ma come potrebbe essere altrimenti? Viterbo è una città romana e ha dato i natali, tra gli altri, a una persona qui presente che senza tema di smentita può essere definita un quadrumero e meritare l'appellativo di eroe. Grazie, Olo. Grazie. Provo a buttarmi via, tanto per i voti già fa tutto. Non tutti. Ma il nostro partito, noi per esempio, questo qui, era già tutto deciso prima. Voi, scusateci, qui c'è troppa libertà. Vero. Voi avete, per esempio, le persone possono fare le tesi? No. Si fa un'unica telecamera, si fa una ripresa unica, poi si tagliano quelle parti che non sono conformi e domani si manda un comunicato. Voi non dovete venire, state a casa, vi si manda un comunicato con la delibera che è già stata approvato, però queste porte chiuse, la signorina che passa, tu è sbagliato. Questa libertà, poi non ci sono delle divise, nessun capito, troppi liberi. Ora, non lo so, dite voi, è una democrazia. Abbiamo sbagliato, noi bisogna fare la rivoluzione quando era ora. Se no lì ci vorrebbe una bella bastonata. Senza ufficio, grazie. E quindi sta governando la città di un momento solo, un momento, è finito, è un bacino. Non ci hanno avvertito. Di farfalle. O no? Non lo so. E quindi. Dove abbiamo sbagliato? Non lo so. Poca disciplina, lì deve essere più disciplina, ci voleva. Chi non vota PD vengono presi i nomi. Non c'è da ridere, questa è la democrazia, la Bulgaria è andata avanti per anni così. Sono compagni che hanno sbagliato. In futuro non ci indovineremo. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Credo che è stato un piacere. Io, se mi sopportate ancora, guardate, io vi sto benissimo. Grazie a voi.